Un'Italia dal doppio volto ha rischiato di perdere a Napoli quell'imbattibilità ultra cinquantennale che detiene nei confronti della Francia. C'è da pensare e sperare che gli azzurri abbiano giocato sul serio soltanto nel primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti. Il primo gol è stato un po' un regalo dell'arbitro spagnolo Martinez, che ha ravvisato in un intervento del capitano francese Tresor nei confronti di Tardelli gli estremi del rigore. Mentre riproponiamo l'episodio al rallentatore, riteniamo opportuno ripetere quel che il direttore tecnico francese Hidalgo ha detto ai suoi ragazzi prima di scendere in campo. Giocate soltanto per divertirvi. Poche infatti le proteste quando l'arbitro ha concesso il rigore e perfetta la trasformazione di Graziani, con un tiro che ha spedito il pallone a lambire il palo. Un primo tempo comunque divertente, specie per i 70.000 spettatori napoletani, accorsi allo stadio per contestare Benetti e trasformatisi poi in accesi sostenitori degli azzurri. La manovra sciolta, elegante ed agile di Antonioni, Tardelli, Claudio Sala e compagni ha dato nuovi frutti al 22esimo, quando un preciso cross di Claudio è stato trasformato in gol dalla testa di Graziani. L'affiatamento fra i due giocatori del Torino ha permesso di ricalcare in azzurro una delle tante trame che si riscontrano quando la squadra granata gira per il verso giusto. Sul risultato di 2-0 si è concluso il primo tempo e tutto lasciava credere che le cose per gli azzurri sarebbero andate altrettanto bene nella ripresa. Parti invertite invece nella ripresa, con i francesi a fare sul serio e gli italiani soddisfatti di quanto avevano già ottenuto. E sul terzo calcio d'angolo consecutivo giunge il gol di Batené, completamente solo davanti a Zoff. Un colpo di testa netto, pulito come quello che aveva permesso a Graziani di ottenere il raddoppio. È appena il quinto minuto e per una Francia che comincia a mettere in mostra il suo vero volto c'è tutto il tempo per recuperare contro una squadra, quella azzurra, che non riesce più a offrire garanzie in ogni reparto. Al 18esimo Platini comincia a offrire una prima dimostrazione di come si battono i calci di punizione. Chi lo aveva visto in allenamento o nel campionato francese non resta sorpreso. Del tutto impreparato invece si dimostra Zoff. Il pallone termina alle sue spalle, ma l'arbitro lo grazia, dice a Platini di non aver fischiato la ripresa del gioco, quindi il gol non è valido. Vale però la pena di rivedere come batte da fermo questo francese che sarà uno dei grandi protagonisti dei mondiali in Argentina. Il 2-1 a questo punto potrebbe stare bene agli italiani, ma non soddisfa i francesi, specie Platini che si produce in un ottimo spunto, frenato da Scirea sul limite dell'area. Mancano poco più di 10 minuti al termine, ma a Platini occorrono pochi secondi per ingannare di nuovo Zoff. Il portiere azzurro attende il pallone alla sua destra, invece se lo vede sfilare a sinistra. A questo punto non possono esistere più discussioni. Platini è un giocatore di grande talento. Discussioni invece e tante sull'andamento di questa strana partita. Fino a che punto le due squadre hanno giocato sul serio? La risposta la conosceremo il 2 giugno a Mar del Plata. Avete